La nostra battaglia per la sostenibilità globale sarà vinta o persa nelle città. Entro il 2050 due terzi della popolazione mondiale vivrà nelle città. Ecco perché il primo rapporto dell'ASVIS sui territori e lo sviluppo sostenibile vuole essere uno strumento utile ad amministratori e cittadini per monitorare e programmare le politiche locali, in linea con i 17 obiettivi ONU. L'Alleanza per lo sviluppo sostenibile sta sottoscrivendo protocolli e accordi con diverse regioni, con le province, con diverse città metropolitane. Dunque si sta sviluppando una relazione, una collaborazione con il tessuto delle autonomie locali del nostro paese. Dal rapporto emerge che l'Italia non è su un percorso di sviluppo sostenibile, nonostante la crescente attenzione sull'Agenda 2030. Vedete, il 90% delle regioni e delle province autonome raggiungerà solo due target, il 60% altre due terzi delle regioni purtroppo non raggiungeranno tutta una serie di altri target. Bisogna coordinare il PNRR col programma nazionale di riforme, perché devono stare insieme i fondi ordinari della politica di coesione e quelli straordinari del Next Generation EU. Strategie da attuare con urgenza in un momento di crisi sociale ed economica, ma anche di opportunità per una nuova fase di investimenti. Finalmente l'Europa fa l'Europa e attraverso anche il Green New Deal ci indica le priorità di progetti che recuperino ritardi dal punto di vista, ad esempio, degli investimenti per la lotta al dissesto idrogeologico, per una migliore qualità ambientale, per interventi rispetto al tema della digitalizzazione. Vale un piano Marshall, forse persino qualcosa in più. Io penso che qui si vedrà la qualità delle classi dirigenti. La metà delle città in Europa è di medie dimensioni, come Savona, con i suoi 60.000 abitanti. Far comprendere ai cittadini di tutte le città che sono loro poi i veri attori di questa sfida. Sono loro che con le azioni piccole, anche quotidiane, possono contribuire e far comprendere a tutti gli amministratori, ma soprattutto a noi amministratori locali, come le azioni della sostenibilità vadano comunque perseguite, anche se, ahimè, spesso non generano consenso. Necessario dunque un maggior coordinamento tra città e Stato attraverso una diversa governance. Ci sono tre grosse indicazioni di governance: SNAI nella nuova programmazione, agenda urbana nella nuova programmazione e il ruolo del CIPES dal punto di vista appunto del controllo di sostenibilità degli investimenti pubblici. Dobbiamo entrare nel merito non solo delle scelte, ma anche e soprattutto in termini di risultati attesi, misurare gli obiettivi che ci poniamo, perché la politica senza numeri, senza indicatori, senza modelli, troppo spesso si riduce a una retorica. A partire da gennaio, infatti, il CIPE, su proposta dell'ASVIS, diventerà il CIPES, ovvero Comitato Interministeriale di Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile. Da 5 anni a questa parte ci siamo messi al servizio dell'Agenda 2030 e del tema dello sviluppo sostenibile e oggi siamo però a un passaggio fondamentale del Recovery Resilience Plan, del nuovo piano di fondi europei per i prossimi 7 anni, di programmazione dei fondi nazionali, ma insomma siamo nel momento in cui abbiamo bisogno di riprogettare il nostro futuro